Cittadini, la classe operaia di Fabriano, profondamente impressionata per lo scempio di vite umane, sì, profondamente impressionata per lo scempio di vite umane. Cittadini, la classe operaia di Fabriano, profondamente impressionata per lo scempio di vite umane fatte su inermi operai in Ancona, sì. Profondamente impressionata per lo scempio di vite umane. Ha deliberato nell'assemblea di oggi lo sciopero generale, il segno di protesta e di lutto. A Iesi gli operai occupano già la piazza centrale. I negozi del centro abbassano le saracinesche. Il treno è bloccato e i fili del telegrafo sono tagliati. La città è isolata. Dopo l'uccisione dei compagni anconetani Antonio Casaccio, Attilio Giambrignoni e Nello Budini, lo sciopero generale è iniziato in tutta la provincia. Ad Arcevia, Senigallia e Osimo, la gente scende in strada e grida assassini ai carabinieri. A Falconara e Chiaravalle è stata issata la bandiera rossa. Sui municipi e i manifestanti hanno proclamato la Repubblica. È la rivoluzione. Viva la rivoluzione. Viva la settimana rossa. È la rivoluzione. Viva la rivoluzione. Viva la settimana rossa. Viva la rivoluzione! Viva la settimana rossa! Addio Luca, no bello, o dolce te. Mia, cacciati senza colpa gli anarchici, van via e partono cantando con la speranza nel cuore. I compagni sindacalisti, sulle automobili rosse,
portano buone notizie da tutte le città della provincia. La gente si è svegliata. Care compagne e cari compagni! E urli così, non mi meraviglio che la gente si svegli. Ma è il momento del comizio. Ma se non ti ascolta più nessuno? Nella società si consuma molto più di quello che si produce. Non dico che chi lavora 8 ore per il padrone non abbia ragione a voler soddisfare i propri desideri. E allora tu non mettergli ansia. Ma di questo passo, continuando a produrre di meno, a consumare di più, si arriverà a un punto oltre il quale si dovrà per forza fare il contrario, cioè lavorare di più e consumare di meno. Ecco, bravo, comincia tu, eh? Care compagne e cari compagni, in questi tempi cupi, la rivolta imposta dalla crisi economica, politica e spirituale di tutta la società contemporanea. Si dovranno fare sacrifici, questo è vero. Ma perché la rivoluzione sia sociale ed umana, dovremo dirigerla con assoluto spirito idealista. Che gran rottura di palle! Ma lei chi è? Forze dell'ordine! A parte il cappello, lei non indossa una divisa, ma una calzamaglia. Ah sì, Fabri? Adesso ti spiego io chi comanda. Io sono dalla tua parte. Quindi chiudi quella boccaccia e facciamo presto. Ma scusi, ma io vorrei terminare il mio comizio. E poi non so chi lei sia. Ma di sicuro non è un carabiniere e neanche un poliziotto. Ti sbagli di grosso, sai, Fabri? E questo blocchetto lo dimostra. Ah sì? Mi aspettavo un tesserino, uno straccio di documento. Cosa c'è scritto in quel blocchetto? Anni e anni di pedinamenti. Luigi Fabri, anarchico, nato a Fabriano, nelle Marche. Beh, lo sanno tutti. Ancora adolescente, viene condannato a 25 giorni di reclusione. A soli 20 anni è costretto al confino a Ponza. Anche questo è di dominio pubblico. Il Fabri continua la propaganda e viene trasferito a Favignana. Ma va, ci vuole poco a raccogliere qualche pettegolezzo. Porta il 42 di scarpe. Prego, il 41 e mezzo. Si vede col piede piccolo. Il soggetto è un anarchico, alto poco più di 1,60 m. Ehi, io sono quasi 1,70 m. Sì, lo so. A volte ci piace togliergli qualche centimetro per sminuirli e anche perché ci fanno schifo. E comunque qui c'è scritto tutto. I giornali anarchici che hai fondato, quelli sui quali hai scritto, il periodo a Roma, poi quella a Bologna con la famiglia, il tuo passaggio in Francia e infine l'Uruguay. Ti piace viaggiare, Fabri? Ma sei zitto! Se non vuoi visitare a calci nel culo anche la Patagonia! Oh. Bene, 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 bene. Questo ti convincerà. Luigi Fabri adora le frittate con puntine di Vitalba che gli prepara sempre la moglie Bianca. Bianca, Bianca mia. Ma questi sono fatti miei. Appunto. Questo è il nostro credo. Farci gli affari degli altri. Se non fossi anarchico, avrei già chiamato le forze dell'ordine. Oh, Fabri, ma allora non ti è chiaro.
Io sono le forze dell'ordine. Lei è un mitomane pazzo, ecco. Fabri, hai capito chi comanda, eh? Certo. Come tutti quanti ti senti un uomo libero. Ma sotto sotto sei schiavo del lungo fallo della disciplina. Me le conviene lasciarmi in pace. Altrimenti ci penseranno i compagni. Ma quali compagni, Fabri? Non ce ne sono più oramai. Sembra passato un secolo dai giorni della settimana rossa. Compagni? Compagni! Compagni, ci siete? Sono io! Sono la finanza cattiva! Sono il bastone della borghesia! Sono l'altoforno del capitalismo! Boh! Te lo ricordo io che cosa hanno fatto per te i tuoi compagni. Qualche riga di solidarietà, qualche spicciolo per tirare a campare e i contatti giusti per proseguire questo tuo internazionale percorso di disgrazia. La rivoluzione si farà. Ma non farmi ridere, Fabri! Non ti ascolta più nessuno! Li vedi i tuoi compagni? Li vedi? Guardali, guardali! Prendi questo per esempio, guarda che faccia da idiota! Vai a giocare con lui, con le macchinine della settimana rossa? No, neanche questo! Tutti fermi! Ecco che cosa rimane di questi compagni, Fabri! Sono qui, a testa bassa, a brucare l'erba come pecore! Hai per caso visto qualcuno muovere un dito mentre cercavo di interrompere il tuo comizio? No! Oppure hai sentito qualche fischio o mugugno di frustrazione? No! Ah, Fabri, siamo alla fine della storia. Io sono la storia. Ah, Fabri. Così va il mondo. Quelli che sono qui al tuo comizio sperano solo di trarne dei vantaggi. Tutti insieme, ma solo se conviene. Tutti insieme, ma solo se conviene. Tutti insieme, ma solo se... Odiano i ricchi, ma se potessero questi pezzenti sarebbero ancora più ricchi dei ricchi. Che cos'hai, Fabri? Stai impazzendo? No, la pancia mi fa male. Ma stai zitto! Certo, tutti gli uomini sono fratelli. Lo sono nella morte, nella disgrazia, nell'ingiustizia. I sussidiari di scuola elementare spiegano già meritoriamente ai bambini genetica e selezione naturale, la legge del più forte. Quindi bisogna accordarsi fin da piccoli con tutti gli aspetti spiacevoli della realtà. È terribile. È come se avessi ingoiato un trapano acceso. Oh, Fabri. Hai bisogno di rilassarti. Rilassati, Fabri. Rilassati. Ludovico Slossa, Magister Ludi, Comen, topo da biblioteca. Catilina! Conosco tutti i tuoi pseudonimi. Sì, perché sono un lettore attento della tua cartigianica anarchica. Forse uno dei pochi rimasti in Europa. E a Buenos Aires oramai, per tenere a bada i tuoi fans, non servono più gli schedari, ma bastano le 5 dita di una mano. Le 5 dita di una mano! Ah, Fabri,
se il verme non ti stesse rodendo dentro, la rabbia la finirebbe. Fabri, rassegnati. Oramai siamo alla fine della storia. Io sono la storia. Sovvertire oramai è una perdita di tempo, direi oziosa. Come quando tu e quel tuo compagno Enrico Malatesta... Enrico, il compagno Enrico. Sì, Enrico Malatesta, appunto, quel pericoloso bandito. Passeggiavate per le campagne o lungo i filari di pioppi che vi piacevano tanto e pensavate di essere lontani dalle nostre orecchie e parlavate di Max, di Bakunin, di Lenin o Luxemburg e lo facevate con o senza sovversivi e lo facevate ancora, ancora, ancora ai giardini, davanti agli uffici, davanti alle poste, nei luoghi pubblici, ecco! Tutti quelli che ti ascoltavano. Sì. Tutti quelli che incontravate. Sì, certo. In realtà erano contro di voi e contro il vostro cospirare. Ma no, tu sei solo un povero bugiardo. Ah, Fabri! Ma pensa soltanto all'Europa! In Italia le famiglie stanno con il fascismo. E in Francia la gente crede a quella polizia che quando eri a Parigi ti chiedeva di continuo i documenti. Papier, papier, papier! La gente vuole vivere senza pensieri, col sole in fronte, così si direbbe. Le persone normali sono spie al soldo del governo. La gente ha già tanti pensieri. Le tasse, le malattie, giusto per dirne due, eh? Voi siete pesanti, ci mettete il carico! Abbiamo commesso degli errori, anche gravi, ma la libertà è giovane. Fabri, ma non lo vedi il carro armato della storia che va nella direzione opposta? Italia, Spagna, Germania, Brasile, Argentina, Uruguay. La macchia nera si va espandendo. Anche nel mondo cosiddetto liberale gli agitatori fanno una brutta fine. Come per esempio negli Stati Uniti, quello che è successo a quei due tuoi amichetti. Scusami, compagni. Sì, Sacco e Vanzetti, insomma. Gli è toccato il brio della sedia elettrica! Lo schifoso vecchio budello! Il pensiero unico, Fabri! È il necessario approdo delle cose! E a voi, oramai, non rimangono che gli ultimi patetici gesti. Proprio come quando tu e quel testimone di Geova mi rifiutaste di giurare fedeltà al regime. Gli unici due maestri elementari in tutta Italia. Complimenti! Complimenti! Bella sceneggiata! Ah, ma noi tranquillo ti facciamo pubblicità. Ti diamo una mano? Sì, perché in uno dei tanti schedari che parlano di te c'è scritto: Luigi Fabri sarebbe il vero capo degli anarchici italiani. Ed ecco qua il re dei giudei. Il re dei giudei. Ma sì, Fabri. Anche in Unione Sovietica oramai i rossi mantengono le cose in ordine. E tu stesso l'hai scritto, ti ricordi, eh? La loro mostruosa concezione del capitalismo di Stato, impropriamente detto socialismo, è l'esagerazione più esasperante dello statalismo borghese. Ma è la stessa cosa che penso io! Gli operai vorrebbero essere più borghesi dei borghesi! Sei un uomo valido, Fabri! Unisciti a noi! No. È vero, non sono un bolscevico.
e amo troppo la libertà per vivere in Russia. Ma gli emblemi romani della morte e del supplizio. Preferisco le insegne orientali del lavoro e della vita, la falce e il martello. E la croce? E la croce, Fabbri? Non ti piace la croce? Razza di blasfemo. La croce, a quelli come voi, andrebbe infilata nella gola o su per il culo. E comunque voglio mettere in chiaro una cosa. I violenti siete voi, assassini e anche terroristi. Anzi, mi stupirei se sotto sotto anche a te non piacesse la clava. La clava, l'arma che fu di Caino. L'arma che l'uomo ha portato nei secoli con orgoglio. Certo, sempre che tu conosca la Bibbia e la storia di Caino e Abele. O leggi solo Max e Bakunin. Ma dopotutto anche loro hanno messo una clava in mano agli uomini. E la rivoltella? E la rivoltella? Non ti piace, Fabri? È così veloce, assertiva, silenziosa, maneggevole! O il bastone? Il bastone! Talvolta lungo, corto, oppure piombato, e ferrato! Così virile nella forma, stretto nell'impugnatura e largo in cima. Ai culattoni piace. Fabri, sei ancora in tempo per cambiare idea. Mai, piuttosto la morte. Ah, Fabri. Certo. Magari il mondo è un posto fondamentalmente sbagliato. Ma l'importante è stare sempre dalla parte giusta.
Babbo. 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 Sono io. Luce. Luce. Figlia mia. Che gioia sentirti. Ah, Luce, mi fa male la pancia, sai. Aspetta. Aspetta, babbo, che ti aiuto io. Luce, ma che spalle grandi che hai. Per sorreggerti meglio, babbo. Babbo. Ma che cosa hai fatto alla pancia? Ma non lo so, guarda Luce, prima c'era un pazzo che mi minacciava. Ah, forse un fascista. No, forse ho sognato tutto. Magari sto ancora sognando. Luce, ma che bocca grande che hai. Ma per baciarti meglio, babbo. Ah, babbo. Se la rabbia non ti stesse rodendo dentro. L'anarchia ti sussurra da un orecchio. E il fascismo ti tormenta dall'altro. Ma con te ci siamo noi, la tua famiglia! Che braccia lunghe che hai, figlia mia. Ma per abbracciarti meglio, babbo. Babbo, nessuno potrà mai privarci del mondo libero e solidale della nostra famiglia. Sai, Luce, alcuni sostengono che un rivoluzionario non debba farsi una famiglia. Troppi rischi. Ma la famiglia aiuta a lavorare più in modo intenso, capisci? Quanto ho dovuto patire Bianca, tua madre, il mio pilastro. Però lo ammetto, a volte mi sento in colpa anche con te e con tuo fratello vero. Chiamare un figlio vero, che nome? Babbo, ma tu non ti devi sentire in colpa. Noi stiamo bene con te, anche qui a Montevideo. Anzi, io vivrei bene con te anche se fossimo in Patagonia. In Italia ti saresti rovinata. Laggiù non resta che la cospirazione. Cospirare col tempo corrompe perché è abituo alla menzogna. Anche l'Europa va peggiorando, sai. I conservatori si stanno prendendo tutto. Però ti manca casa, babbo. Già, cara Luce, mi mancano tutti i miei libri, sai, che ho lasciato a Bologna. Ma ovunque si può lottare per un ideale. In questi anni ho scritto centinaia di lettere a compagni in tutto il mondo. In Italia, purtroppo, non c'è più molto spazio. Hanno chiuso tutti i giornali. E i fascisti sono tanti e ben organizzati e ci danno giù col manganello. Ah sì, babbo. Ancora mi ricordo quando tornasti a casa su una camionetta della polizia. Eri gonfio, pieno di ematomi. Ma la mamma ti curò e tu a loro non raccontasti nulla. La violenza era già un fatto ordinario. Io volevo mettervi a riparo da tutto questo. Babbo, sì. Durante la Prima Guerra Mondiale ancora si poteva vivere bene a Bologna. Il comune era socialista, e voleva bene alla gente. E poi la mamma, la mamma ci preparava sempre quelle frittate con puntine di Vitalba, te lo ricordi, Le andavamo sempre a raccogliere dietro i cespugli di Biancospino, te lo ricordi, babbo, Ma certo che me lo ricordo, Luce. Luce cara. Ma che occhi grandi che hai.
Ma per guardarti meglio, babbo, e sono pieni di ammirazione per te, eh? Sì, tutti ti stimavano, anche Mussolini, che ti conosceva bene, ti voleva il suo prestigioso popolo d'Italia. Ma avresti dovuto aderire al fascismo. Mi voleva comprare. Ma io dissi di no. Molti compagni, invece, si sono venduti. Sì, babbo, tutti ti volevano bene, tutti ti stimavano. E che maestro che sei stato, e anche per me, Dio non c'è, ti dicevo io da piccola. Come lo sai? Mi rispondevi tu. Perché tu ci credi? No. Io no, continuavi tu. Ma in molti ci credono, questo non significa nulla. Pensa con la tua testa. L'anarchia, babbo, un posto normale come lo stato delle cose. E poi tu, babbo, sei sempre stato un uomo buono. Ti così solidale con tutti che tutti ti amavano. I tuoi compagni, i tuoi alunni. Ancora mi ricordo quando fuori da scuola ti portarono via. Gli alunni dissero, oggi non c'è scuola. Hanno portato via il maestro ed erano tutti quanti tanto in pena per te. Sai, cara Luce, anche alcuni poliziotti, sai, mi hanno voluto bene. Sì, mi ricordo, c'era uno sbirro che mi aveva pedinato per anni, no? Una sera durante una perquisizione mi disse, si ricorda, maestro, quando andavamo in campagna con Malatesta? Gli risposi, certo, lei non era stato invitato, ma io spero d'essere stato di compagnia. Sì, in Italia le cose stavano cambiando in peggio e poi quando te ne andasti la situazione precipitò. La polizia perse le tue tracce quando attraversasti il confine svizzero e poi teneva sotto controllo il compagno Papa che da lì a poco sarebbe stato arrestato per l'aiuto all'espetro clandestino di altri anarchici. Ma quella sera lui non si presentò e tu attraversasti la frontiera con un contrabbandiere. Il giorno dopo ci raccontasti che avevi 500 lire in meno, la febbre alta ma che nessuno sapeva dove fossi. Yeah. Il babbo e il bambino. C'era una volta un bambino. Aveva occhi grandi, intelligenti e sensibili. Gli volevamo bene. A volte arrivava con mezza dozzina di uova fresche delle galline che sua madre allevava nella loro casa di periferia. Un giorno, quel bambino mi disse che i suoi genitori mi volevano conoscere e mi invitò a pranzare a casa loro. Furono molto gentili con me. Il padre del ragazzino mi confidò di essere un poliziotto. Mi irrigidì, cercai di far finta di nulla. Mi disse che sapeva che tu eri considerato un soggetto pericoloso, ma affermò che voleva aiutarti per il bene che ti voleva il figlio. Mi assicurò che poteva spiegare ai suoi superiori come tu fossi in realtà un bravo uomo. Però aggiunse, per farlo gli serviva la lista dei domicili successivi alla tua partenza. Durante il pranzo si era lamentato che non ci fosse meritocrazia nel suo lavoro. Capì che voleva vendersi gli indirizzi per un avanzamento di carriera. Dissi che non li conoscevo. E me ne andai alla prima opportunità che non destasse sospetti. Ma brava! Quel bambino non venne più a trovarci. Peccato. Erano una brava famiglia. Una famiglia normale. Le persone normali sono spie! Al soldo del governo! Babbo, ma che cos'hai? Sento dolore, il dolore salirmi fino in gola, sai? Vieni da me, figlia mia, vieni. Vieni da me.
figlia mia, come sei cresciuta. Che fatica per tuo padre tenerti sulle gambe. Babbo, sarà il peso della laurea? Ma già, il massimo dei voti. Poi pure il preside della facoltà non poté fare a meno di darti della signorinella comunista. Quando ero più giovane di te, scrivevo versi, adoravo il Carducci e anche la prosa di Giordano Bruno. Mi ricordo che studiai il francese, sognando una nuova comune di Parigi. E poi scoppiarono i moti anarchici, in Sicilia e in Toscana, ed io sapevo già da che parte stare. E così finì presto in carcere, a Macerata. Allora scrissi a tuo nonno, un cattolico borghese. Papà, gli dissi, non preoccuparti, perché se ho da leggere per me la prigione, non è prigione. Che mani grandi che hai, figlia mia. Ma per accarezzarti meglio, babbo. Dai, babbo, racconta ancora. Sai, Luce, sentivo il fiume della storia nelle vene. Noi avremmo avuto ragione, ne ero convinto. Ma la testa mi presentò al congresso di Amsterdam. Ecco mio figlio, capisci? Mi riempì di orgoglio, io ero con lui, noi volevamo un'anarchia più umana, meno scientifica. Il movimento operaio sembrava crescere in modo inarrestabile. Certo, a molti socialisti piaceva il Parlamento. Anna Kuliscioff l'aveva scritto: questa generazione non ha sofferto abbastanza. Ma la consapevolezza aumentava. Io partecipai alla Settimana Rossa, nelle Marche e in Romagna. Durò poco, ma sembrava l'inizio. Spuntavano come funghi giornali anarchici e socialisti, imbottiti di avvenire radioso. Io stesso scrivevo decine di articoli, commenti, esortazioni. La terra mi vibrava sotto i piedi. Poi venne la censura, con la grande guerra, voluta dalla borghesia per decimare gli operai. Ma la pressione non si allentò. Dopo la guerra, le fabbriche italiane erano occupate. Sembrava il momento giusto per la rivoluzione. Ma il sindacato, con le gambe corte della prudenza, non saltò mai il recinto dell'oppressione e firmò il concordato con Giolitti. Un senso di depressione colpì il movimento operaio. Seguirono perquisizione e arresti. La borghesia, che sa difendere le sue ricchezze come la lupa i suoi cuccioli, ne approfittò. I salari e le altre conquiste operaie diventavano un impaccio insostenibile per i profitti prosciugati dalla crisi. I padroni non si sentivano più tali e così si affidavano al fascismo. Le squadracce della controrivoluzione preventiva, a braccetto con la polizia, si assicurarono le simpatie di semplici nazionalisti e non si contarono più violenze, soprusi, omicidi. L'omertà dei conformisti si imponeva al passo dell'oca. A Milano, a Bologna, e come una torbida infezione in tutta la provincia italiana. Eccolo, l'imperiale monumento alla morte di Mussolini. Ma cosa hai fatto ai capelli? Ma tu non sei mia figlia Luce.
Ma io ti riconosco. Ma certo, ma tu sei il pazzo di prima, eh? Terribile, come se avessi ingoiato una scatola di viti. Ma tu chi sei? Ma tu che cosa vuoi da me? Fabri! Sono il lupo cattivo! Carlo! Compagno Frigerio, ma che piacere vederti di persona, dopo tutte quelle lettere. Ma a che debbo l'onore della tua visita? Compagno Gigi, sapevo che non stavi bene e sono venuto ad abbracciarti. Già, caro compagno, sai, i dolori
Mi danno solo tregue saltuario. Sì, guarda, trovarti non è stato difficile. Il tuo indirizzo l'avevo. Poi un poliziotto ha voluto darmi una mano e per fortuna, altrimenti avrei creduto di essermi perso. Poi, non ci crederai, ma alla dogana mi hanno chiesto i documenti e mi hanno riconosciuto. No. Lei è un anarchico. Mi ha detto un poliziotto, io logicamente sono stato zitto e poi ha continuato. Su via, non faccia così, non le farò nulla. Anch'io da giovane ho avuto delle idee. Alcuni anni fa eravamo in molti a averne delle idee. Sì, sì, insomma, voleva dire che anche lui da giovane era stato un anarchico, però ha continuato, ha insistito e mi ha detto... Lei è italiano, quindi è qui a Montevideo per incontrare Luigi Fabbri. Compagno Gigi, sei diventato l'eroe dei due mondi. Proprio come Garibaldi. Beh certo, ho fatto sana militanza anche in Sud America io. Sì, sì, io poi ho continuato dicendo che ero qui in Uruguay per turismo. Ma quello ha insistito, eh? Sì, sì, ha voluto a tutti i costi darmi delle indicazioni. Luigi Fabbri abita in una squallida periferia. La casa in cui vive dovrebbe chiamarsi piuttosto capanna. Beh... Sì, sì, già, già, già. È meno peggio della topaia che immaginavo. Beh, è una casa modesta. Vedo, vedo. Due camere, una cucina. Ma come avrei visto? C'è pure un orto. Abbiamo piantato pomodori in salata. Per me e la mia famiglia è più che sufficiente. Certo, ho dovuto ricavare il mio studio dietro una credenza, ma va bene così, sai. L'arredamento è dignitoso. Ah, sì, 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 sì. E dimmi, caro Gigi. Avevi dei risparmi? Qualcosa. Per quello che mancava, ci ha sostenuto il Circolo Napolitano, l'unica società di italiani di Montevideo che non abbia aderito al fascismo. Mi hanno prestato 300 pesos. 300 pesos? Sì, sì, 300 pesos, che ho potuto restituire in quote mensili. Carlo, sì? Ti conosco da tanto, ma non avevo mai fatto caso. Sai, tu mi ricordi mia figlia. Tua figlia? Cioè, no. Scusami, mi sono sbagliato. Deve essere lo stress, sai, sì. O la malattia, forse. Compagno Gigi, non avrai mica la febbre? E comunque stavo pensando che se non riesci a tirare a campare potrei chiedere un aiuto ai compagni. Non serve, grazie. Luce ha dei lavoretti. Io per un po' ho fatto il maestro elementare proprio come a Fabriano, mia città natale. Sì, alla scuola italiana di qui. E poi quando è venuto in visita il capo degli italiani all'estero, quel verme fascista di Parini, hanno dato ricevimento, io non mi sono presentato e ho perso il posto. E ora vendo libri, sai, ma ce la capiamo. Sì, sì. Sì, sì, infatti vedo che riesci ancora a scrivere. Dovrei aver letto qualcosa sul tuo studi sociali? Faccio quello che posso, sai. Ho avuto emorragie e poi, come se non bastasse, una dolorosissima artrite ha rallentato il mio lavoro. E dimmi, a che cosa stai lavorando adesso? Sto raccogliendo tutti gli articoli di Enrico, sai, sì.
Voglio pubblicare due tomi dal titolo Il pensiero di Malatesta. Eh già, ho tutti i suoi interventi, sai, sì, su pensiero e azione, su umanità nuova e poi ancora sull'associazione e poi ancora sulla rivendicazione, la rivolte, la rivoluzione sociale. La canaglia. Carlo, scusa se insisto, ma tu mi ricordi qualcuno? Ma chi? E tu? Ma te lo dico io chi ti ricordo. Chi? Il tuo compagno Carlo Frigerio, che non vedi da tempo. Ah, ma certo, ma sì, ma scusami, certo. Sai che ultimamente... La salute mi ha giocato brutti scherzi, sai? Mi sono dovuto recare a Santa Fe, in Argentina, a operarmi da un chirurgo bravissimo. Me l'aveva consigliato il compagno Francesco Benedicente. L'operazione dovrebbe essere andata bene. Mi hanno deviato il retto isolando la parte malata, ma poi mi è venuta una prostatite. Gigi, devi assolutamente prenderti una pausa dal movimento. Gigi, devi assolutamente distenderti. Ma dove, qui su questa poltrona? Vedi i letti? Beh, effettivamente no. Ecco, appunto, quindi stai giù e rilassati. E comunque sai, Gigi, penso proprio che dovresti farti un profilo sui social network. Social cosa? Oh, Gigi, come sei antico! Dai, siamo negli anni 30! Aggiornati, caro! Comunque le persone normali sono diventate spie dei governi. E stare così con tutti in guardia, stanca, deprime. E come faccio? Come faccio? Gigi, ti ricordi il compagno Luigi Damiani? Ma sì, ma che gli è successo? Guarda, sto leggendo adesso su Facebook che lo hanno arrestato a Liegi, sì, per aver tentato un agguato a quella spia in Belgio, quel porco di Senofonte Cessari. Ma dove lo leggi? Ma qui, su Facebook! Vabbè, vabbè, non fa niente. Già. Gigi, guarda questa foto. Ma ai figli di Sacco e Vanzetti, i soldi sono arrivati. Ma Gigi, appunto, stavo proprio guardando adesso su Instagram. Hanno pubblicato la foto con l'assegno. E devi vedere quanti mi piace che hanno preso, eh? Sì, sì, e poi tutti che commentano. Nico e Barto siete migliori, Anarchy's not dead, continuate così. E quanto è facile che piangono, e cuoricini, un successo! E invece male, anzi malissimo. Sai Gigi, sto pensando che dovremmo organizzare una propaganda sui social media. Sì, perché oramai negli anni 30 la propaganda si fa in rete. Ma io non ti capisco. E certo che non lo sai. Sei ancora lì a scrivere lettere, antico. La gente oramai non ha più bisogno di sentimenti, di ragionamenti, roba troppo pesante, difficile da digerire. La gente ha bisogno di emozioni, proprio come in una pagina Facebook con tanti video e tante foto. Senti, piuttosto, che novità mi porti il movimento in Europa? Brutte, anzi, pessime. Cioè? Come ti dicevo, gli anarchici individualisti sono i più retweetati.
Cioè? Oh, GG, su via, caspita, retweetati! I più seguiti su Twitter, no? Insomma, tutti quanti gli danno retta, E non ci crederai, oramai i collettivisti non li ascolta più nessuno e c'è chi difende apertamente gli attentati. Sì, perché oramai in rete si può dire qualsiasi cosa. C'è pure l'hashtag? Hashtag il tritolo dell'avvenire. Ma io non conosco queste diavolerie. Non è chiaro, oramai sappiamo dire solamente io. La gelatina ci ha fatto esplodere il cervello. Capisci? Siamo sempre più isolati, ma i compagni non se ne accorgono. Gigi, la violenza oramai è la cifra di tutto, anche nel movimento. Chi ha di più è più ricco. Chi picchia più duro è più produttivo. Chi prende per primo è più furbo. Il successo, caro compagno, è sopraffazione. Caspita, che bella frase. Devo assolutamente pubblicarla su Facebook con una foto vicino, sai, like! Io non capisco, sai, quei compagni che vogliono imporre come esclusiva la propria fede. A che cosa è servito riempire i giornali di discordie personali? È stato forse utile mostrare agli altri e neanche tra noi, dico, quattro gatti, sappiamo volerci bene. Gigi, il dissenso dottrinario non si può cancellare. Per esempio, se chiediamo a questo come la pensa, sicuramente quest'altro dirà l'esatto opposto. E solo per farsi notare. Caro Gigi, voglio darti un consiglio. Ti ascolto. Metti carta e penna in un cassetto e apriti un profilo Facebook. Poi pubblichi la foto della frittata con puntine di Vitalba che ti prepara sempre tua moglie Bianca. Bianca? Bianca mia? Sì, appunto, Bianca, Bianca tua. Certo, l'odore non si può sentire, però si mangia con gli occhi. Poi prendi un sacco di like, ti rilassi e si organizza un bel pranzo di autofinanziamento. No, a me queste cose non interessano. Ma che cos'è, altra vanità? Il nostro obiettivo dovrebbe essere più alto. Sapessi come mi pesa la vita. Tutto è così superficiale, va in malora. Non c'è neppure il conforto di un ambiente un po' affettuoso, un po' unito fra i compagni. L'esilio è una gran rovina. Ma ancora di più lo sono le ambizioni personali. Ci hanno rovinato, capisci? Io non ho mai usato parole come partita, sfida, scomunico, successo, insuccesso. Io ho sempre rifiutato un simile vocabolario autoritario e individualista. Cani sciolti, anti-organizzatori, organizzatori o piattaformisti. La verità, caro compagno. Ecco, oramai è più facile smuovere il sole dal suo cammino che far riconoscere a un uomo che ha torto. E comunque, se cambi idea, aggiungimi agli amici su Facebook, Mi trovi con il nome di Carlo Bacunin Frigerio. E poi mi riconosci perché ho pubblicato quella foto di quando eravamo in Ancona, nei giorni della Settimana Rossa. Ma sì, la Settimana Rossa. Sì, te la ricordi? Ma certo, guarda, ho qui la foto. Aspetta un attimo che... Ecco. Eccola, guarda. Sì, bravo, proprio questa. E non ci crederai, ma ho preso quasi 200 like. Scusa, Gigi, ma per te non c'è più tempo. In che senso? No, niente, è che stavo pensando, sai, volevo chiederti un desiderio, un tuo ultimo desiderio. Mi recetteresti il tuo inno all'amore? Ah, ma sì, ma certo,
Mi fa piacere, sai. Aspetta, aspetta, guarda che... Eccolo. Ecco. 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 No, 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 un attimo, Gigi. Devo farci una storia su Instagram. Un po' più avanti. Ancora un po', ancora un po'. Ecco. Perfetto. Vado. Vai. In te, dei popoli, sta la speranza. In te che simbolo sei d'uguaglianza. Per te, dei despoti, sfidando l'ire, scrisse le pagine dell'avvenire. 100 filosofi cui nel pensiero brilla profetica l'idea del vero. Per te già Socrate sorbì il veleno, mentre nel carcere lieto e sereno ai suoi discepoli spiegare ardia la sua nuovissima filosofia. Per te sul Golgota è morto Cristo e le sue lacrime con sangue visto. Secoli la tua parola, dolce per i deboli, ai forti scuorpoli. Ma tu non sei il mio compagno Carlo Frigeri? No! Ma tu sei il pazzo di prima, ti riconosco? Sì! Ma tu che sei? Che cosa vuoi? È morto. Luigi Fabbri è morto. Già 10 visualizzazioni, io sapevo che sarebbe stato un successo. Beh, che cosa avete da guardare? Eh? Guardate che non potevo mica rispondergli. No, perché a nessuno è concesso il privilegio di conoscere la propria morte. E non è una questione di tempi, eh? No. Ma è una questione di etica professionale, per quanto mi riguarda. E questa? E questa cos'è? Una lettera? Allora, c'è scritto... Che disgrazia! Il nostro amato Enrico Malatesta è morto. E chi meglio di me può saperlo? Scusate. Enrico è morto. Ne sono letteralmente schiantato. Ho la morte dentro di me come una nebbia nel cervello. Non era solo un compagno. Per me... Il nostro Enrico era il più caro degli amici, un fratello maggiore, anzi un padre e il maestro. Non posso pensare che tutto sia finito e che non lo rivedrò più. Firmato
Luigi Fabbri. Tranquillo, che magari adesso lo rincontri. Ma lo vedete? Lo vedete che dopo tutto non sono così cinica? Sì, perché dovete capire che prima o poi mi sarebbe toccato l'esilio anche dall'Uruguay. E allora sì, che si sarebbe dovuto trasferire veramente in Patagonia. E lì sarebbe stato molto peggio. Sì, perché non si trovano nemmeno le puntine di Vitalva per fare la frittata che gli piaceva tanto. E comunque voglio mettere in chiaro una cosa. A me la politica lascia completamente indifferente. Io faccio solo il mio lavoro. Quindi non è che ho scelto io di occuparmi di Luigi Fabbri perché mi facciano schifo gli anarchici. No, no, anzi. Occuparsi di altri è molto più semplice, proprio come consegnare un certificato di morte. Invece, procurare un'ulcera richiede tempo, dedizione. Sì, perché bisogna iniziare a scavare nel cervello, poi scendere nel cuore e via, fin dentro le budella. Ma lo vedete? Dopotutto io sono una persona normale, proprio come voi. Se mi si chiede di fare una cosa, io la faccio. E senza andarmi a complicare tanto la vita. E per fortuna che c'è ancora tanta gente che la pensa così. Che la pensa come me, come voi, come noi. Ma cosa credevate? Anche la morte vuole vivere senza pensieri, col sole in fronte e prendendo tanti like.